Nicolò Ramiolo su Sabrina Ghio, non mi piacciono le ragazze rifatte. La replica di lei. La loro avventura a Uomini e Donne è finita da alcuni mesi, ma Nicolò Ramiolo e Sabrina Ghio tornano a far parlare. Merito o colpa di alcune dichiarazioni dell'ex corteggiatore tutt'altro che lusinghiere nei confronti della tronista, che lui stesso ha rifiutato al momento della scelta. In particolare, nel corso della trasmissione radiofonica Non succederà più, trasmessa su Radio Radio, ha lanciato una frecciatina ai ritocchini estetici cui la Ghio non ha mai nascosto di essersi sottoposta. Perché Nicolò ha detto no. Cercavo una persona di cui prendermi seriamente, con la quale uscire e creare qualcosa, ha detto Nicolò per spiegare il suo no alla Ghio. Sabrina non ha sbagliato, non si è comportata male, non ho qualcosa da rimproverarle. Dunque, non è il bacio a Nicolò Fabbri ad averlo portato alla drastica scelta, bensì, semplicemente, l'assenza di reali sentimenti per la tronista. Ad un certo punto mi son reso conto che Sabrina era tanto presa da me, ma io non lo ero così tanto di lei, così mi son detto non prendo in giro una donna di 33 anni con una figlia che sta qui a non giocare, tanto meno come non lo sono io. La stoccata di Ramiolo. Poi, è arrivata la considerazione sulla questione estetica, non è una brutta ragazza, ma non è il genere di ragazza che mi attrae. Dalla prima volta che l'ho vista l'ho detto e dopo un mese non cambio idea e, il mio tipo ideale? Michelle Hunziker. A me non piacciono le ragazze rifatte, cioè se uno ha una deformità lo posso capire, ma se stai lì a riempirti le labbra, gli zigomi. Non sono cose che apprezzo in una donna. Ma al di là di questa cosa, se una persona mi sa prendere, io ci passo sopra e, mi piacciono le ragazze acqua e sapone. Peraltro, la stessa Sabrina aveva messo le punturine sostenendo però come gli zigomi non siano stati ritoccati. La replica di Sabrina Ghio. La replica di Sabrina Ghio non si è fatta attendere. La ex tronista si è lasciata scivolare tutto addosso e ha commentato le parole di Nicolò su Instagram Stories liquidando la questione così, sono troppo educata e signora per rispondere e cadere così in basso. Alcune volte il silenzio vale più di qualsiasi cosa.